Buongiorno, bentrovati al consueto appuntamento del mattino, buongiorno con noi, la nostra rassegna stampa, ma anche l'occasione per fare una lunga chiacchierata con i nostri ospiti. Questa mattina ci sono due ospiti speciali, con noi ci sono Massimo Salotti e Lucia Morelli, buongiorno. Buongiorno. Che buongiorno. Non solo sono gli organizzatori, il direttore artistico, l'anima, sono coloro che hanno inventato, hanno portato avanti per tutti questi anni, e noi li abbiamo seguiti con le nostre telecamere, Fornaci Incanto, che è la principale manifestazione canora della nostra provincia, sicuramente con tanti talenti che sono usciti da lì, tanti ragazzi che hanno intrapreso la loro carriera dopo essere passati da Fornaci Incanto, tanti ospiti speciali che vi hanno accompagnato durante queste annate. Perché parliamo di Fornaci Incanto? Perché avrete sentito delle voci che quest'anno l'organizzazione era più difficile del solito e quindi rischiava uno stop quantomeno di un anno. E invece? E invece Massimo? E invece siamo qua a parlare dell'edizione 2016, quindi insomma tutto è bene, ciò che si conclude bene, no? Come si dice. Una bella soddisfazione, è bene sottolineare che questa manifestazione è dedicata in modo particolare ai ragazzi, quindi che ci piace in modo più importante di tante altre, nasce dalla voglia, dall'impegno, dalla voglia di spendere tempo per questa cosa. Non ci sono fini di lucro per questi due ragazzi e per tutti coloro che collaborano insieme a Lucia Morelli e a Massimo Salotti, c'è solo la voglia di portare avanti una manifestazione che per Fornaci ha avuto una grande importanza in estate, sono prima un giorno, poi tre giorni, vado a memoria, sì, eh. Sì, sì. E poi l'anno scorso ci siamo un po' inventati grazie anche alla verve di Lorenzo Bertolucci, una sorta di talent che ha portato qui, mi viene in mente Emma Morton, sì, c'è stato tu, diversi appuntamenti che ci sono piaciuti particolarmente. Quindi Lucia, i ragazzi possono stare tranquilli e adesso partono le iscrizioni, come vi muovete? Sì, allora direi che a questo punto abbiamo raggiunto degli accordi, le sinergie che stavamo cercando si stanno concretizzando, quindi possiamo parlare dell'ottava edizione. Insomma, siamo nati nel 2009, quindi qualche anno è passato in effetti, come ricordavi anche tu. E ci mettiamo subito al lavoro con il direttore artistico, quindi stiamo preparando il bando e a breve potremo dire che insomma i giovani talenti, ma anche non giovani, perché l'hai detto giustamente tu, in effetti chi partecipa sono tanti giovani, ma non c'è vincolo d'età, quindi in realtà chiunque può partecipare a Fornaci Incanto. E poi è stata l'occasione anche per vedere esibizioni diverse dal canto, no? Mi ricordo i ragazzi delle palestre, l'hip hop, sì, la danza, quant'altro. Certo. Tutto quello che in un paese come Fornaci porta veramente tanto movimento. Voi esatto, non lo vedete, ma qui nascosto dietro le telecamere c'è anche il marito di Lucia che ci ha accompagnato. Perché vi dico questo? Perché la vostra estate sarà dedicata a quella, il marito ti tirerà un po' le orecchie, a te Valentina, non esatto, Massimo. Però esatto, quando c'è Fornaci Incanto quest'anno è già deciso o... Sì, Fornaci Incanto si tiene tutti gli anni, dal 2009 appunto, l'ultimo weekend di luglio. Quindi riuscite comunque, anche se siete di rincorsa, a farlo a fine luglio, non dovete spostare la data. Assolutamente, assolutamente sì, anche perché ormai è diventato un appuntamento dell'estate Fornacina e non solo, quindi insomma vogliamo rimanere assolutamente in quell'ambito estivo, perché poi è anche un momento veramente per far festa con la musica. Certo. Non a caso l'anno scorso abbiamo cambiato anche il nome, no, del concorso, aggiungendo questa parola festival, perché vuole essere veramente un momento di incontro anche di tante altre arti, che poi insomma è quello che ci interessa maggiormente. Mi piace sempre partire con le good news, ma dopo bisogna tirare anche le orecchie a qualcuno che fino ad ora è stato latitante e non vi ha dato supporto. Dopo ne parleremo. Prima, grazie alla regia di Matteo Bedini, possiamo andare a cominciare a guardare le prime pagine dei giornali per fare la nostra rassegna stampa, a partire da quella che è stata la notizia che ieri, dopo essere stata pubblicata su Tirreno e Repubblica, che hanno anticipato tutti gli altri mezzi di informazione, è diventata di pubblico dominio e ha fatto discutere tanto anche sui social la notizia di questa bambina di 14 mesi intossicata da cocaina e benzodiazepine tranquillanti. Bimba intossicata dalla cocaina, questa è l'apertura della cronaca di Lucca della Nazione. La piccola, solo 14 mesi,
Ora è fuori pericolo, la procura apre un'inchiesta sui familiari. Bocche cucite in procura, non siamo riusciti a distorcere nessuna notizia al sostituto procuratore Fabio Riglio, che adesso fa anche il facente funzione procuratore generale di Lucca, perché si tratta di una situazione molto delicata. La bimba vive in Lucchesia con i genitori, si sa che la famiglia è italiana. Ieri c'è stato il bollettino medico dell'ospedale Meyer di Firenze, dove dopo un primo ricovero al San Luca è stata trasportata e salvata dai medici del Meyer, che trovavano questa bimba intorpidita da diversi giorni e non si capiva da cosa. La bimba era intossicata da cocaina, da un mix da cocaina, che è un eccitante, ma poi anche da, pare, Tavor, benzodiazepine, che sono invece tranquillanti, e quindi c'era un mix di farmaci, in qualche maniera, un mix chimico che ne ha messo a rischio veramente la vita. Dicevamo, bimba intossicata, prima pagina della cronaca di Lucca della Nazione. Se andiamo nelle pagine interne, troviamo il pezzo di Paolo Pacini. Cocaina e Tavor, grave una bimba di appena 14 mesi, giallo, inchiesta sui familiari. Perché? Perché si presume che una bambina di 14 mesi non possa, in qualche maniera, come capita con i bimbi che bevono la candeggina piuttosto che non altro, aver allungato le mani, aperto un cassetto o che cosa. Si configurano alcune ipotesi di reato, fra cui le lesioni e la cessione di stupefacenti aggravata dall'età del bambino. La bimba è ricoverata al Meyer, assistita, come ha detto ieri il responsabile sanitario del nosocomio fiorentino, assistita dalla madre, che le è stata vicina fin dal primo momento. I medici parlano soltanto di quello che è il decorso della malattia, o in questo caso della lesione riportata dalla bambina, ma il fatto che il responsabile sanitario abbia voluto sottolineare che la madre è vicina alla bambina, è molto preoccupata, non si è mai staccata dal letto, un piccolo significato ce l'ha. A questo proposito, noi ieri abbiamo naturalmente dedicato l'apertura dei nostri TG serali a questa storia. Allora vi facciamo vedere il servizio curato da Egidio Conca. Una bimba di 14 mesi della Lucchesia è ricoverata in serie condizioni all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze a seguito di un'intossicazione acuta da cocaina e benzodiazepine. Sulla vicenda, la Procura di Lucca ha aperto un'inchiesta per capire in che modo la piccola abbia assunto queste sostanze. Tutto è iniziato lo scorso 26 febbraio, quando la bimba è stata ricoverata prima al San Luca e poi trasferita al Meyer a Firenze a causa di un inspiegabile stato di assopimento continuo. All'inizio i medici avevano pensato ad una meningite, poi dalle analisi è emersa una verità inattesa. Lo stato di sopore era dovuto all'assunzione di cocaina e di un tranquillante a base di benzodiazepine. Sono ovviamente scattate subito le indagini, mantenute sotto il più stretto riservo. È stata perquisita l'abitazione dove la piccola abita con i genitori di 25 e 30 anni, italiani, ma al momento l'esito degli accertamenti è top secret. Intanto i medici del Meyer hanno spiegato che la piccola è sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita. La madre è sempre presente ed è in grande apprensione per la figlia. E allora andiamo anche nelle pagine interne del Tirreno. Oggi se ne occupa il collega Luca Tronchetti. Trovate tracce di cocaina nella casa della piccola. Questa è una anticipazione. Andiamo a leggere l'incipit. Tracce di cocaina sarebbero state rinvenute dalla squadra mobile nell'abitazione dove vivono i genitori della bimba di 14 mesi, che da venerdì scorso è ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze a causa di un'intossicazione acuta da cocaina e benzodiazepine. Una giovane coppia residente in Lucchesia, madre 22 anni, casalinga, babbo non ancora trentenne che lavora regolarmente, e in questi giorni è rimasta accanto alla bimba, la madre, giorno e notte. Adesso si trova questa famiglia al centro di un'indagine aperta dalla procura per capire i motivi che hanno portato la piccina, che gattona appena, ad ingerire quelle sostanze tossiche e pericolose. Gli inquirenti vogliono capire se si tratta di un episodio di natura colposa o se c'è dell'altro, e questo sarebbe gravissimo. Più in basso si parla anche del fatto che la bimba era stata ricoverata al San Luca, dove poi si sono resi conto della situazione, l'hanno trasferita in un centro specializzato come il Meyer. C'era stata anche l'ipotesi che potesse
avere contratto la meningite, perché quello stato di torpore, le otiti, portano a pensare anche cose del genere. Non vi chiedo di commentare questa notizia che si commenta da sola. L'unica cosa buona è che nella giornata di ieri i medici hanno detto che anche se in prognosi riservata la bimba è fuori pericolo e quindi siamo tutti più contenti. A proposito di questa notizia, c'era un tragico precedente riportato dalla Nazione. Era avvenuto a Castelnuovo il 7 gennaio 2015. La piccola Mia, di sole 5 mesi, morì a Castelnuovo Carfagnana per una probabile overdose. Un caso sul quale è ancora aperta un'indagine della procura. Bene, comunque, speriamo che la bimba si rimetta velocemente. Cambiamo invece argomento e ritorniamo alla prima pagina della Nazione. Qui invece posso coinvolgervi perché c'è una fotonotizia di apertura. In trappola è il grande titolo del giornale di Piazza del Giglio: cantieri e incidenti, viale in tilt e protesta. Stamattina, mentre venivate a Noi Tivo a Solbano, siete rimasti incastrati. Dunque, ci sono dei lavori lungo la circonvallazione, anche in zona questura, c'è la ritinteggiatura delle segnaletiche orizzontali e la circonvallazione è tutta bloccata. Sul fatto che certi lavori probabilmente andrebbero fatti di notte, credo che siamo tutti d'accordo. Al di là di questo, voi che vivete comunque la città in qualche maniera, perché Massimo poi oltretutto lavora anche qui, te non so dove lavori, Lucia, Io quindi non resto in resti zona in zona medievale. Garfagnana, medievalle, sì. Bene, e quella della circonvallazione dei viali è un problema annoso che in qualche maniera dovrà essere risolto. Forse questi assi viari cambieranno un po' la musica, lo speriamo. Di certo, soprattutto per il fatto che Lucca si deve proporre sempre più fortemente come città della cultura, come città del turismo, non è un bel biglietto da visita trovare soprattutto i camion sui viali della circonvallazione, Eh no, sì, Massimo? esatto. Sì. Ma penso che parzialmente si stia cercando di risolvere anche con queste nuove rotonde. Tra l'altro, veramente quella di Porta Elisa, secondo Ha cambiato me, il ha mondo. cambiato il mondo, All'inizio veramente. ci siamo incastrati un po' di Sì, più, poi invece si sì. sono allineati capendo cosa stava succedendo. Io che vengo soprattutto dalla zona est, ci passo praticamente tutte le mattine e veramente lì è cambiato Sì, qualcosa. sembra un'altra parte della città, quindi insomma sono fiducioso su questo aspetto e mi auguro che poi veramente Lucca possa finalmente respirare un'aria da cittadina europea, perché poi è quella la direzione, insomma, nel quale si spera di E lo speriamo andare. tutti. A questo proposito, dico che adesso uno dei grandi punti di difficoltà è rimasto proprio quello davanti alla stazione, dove chi viene da Porta Elisa si trova un restringimento della carreggiata per quelli che arrivano invece da dietro la questura, e poi dopo c'è il semaforo a Porta San Pietro, e anche lì, vabbè, è un semaforo pedonale, quindi vedremo se con una rotonda potrà essere cambiato. Di sicuro, tolto anche quel problema, forse scorrerà meglio anche il traffico in zona file viale Europa. Torniamo a parlare però di Fornaci Incanto. Per le iscrizioni, i ragazzi come si devono muovere quest'anno? Avete sempre, da sempre, voi che siete così giovani, se Dio vuole, avete sempre battuto la strada anche dei social e di internet, che è diventata la vostra forza, no? Sì, tra l'altro È lo stesso. quest'anno avremo anche una novità con appunto il sito internet, sarà forse più social che mai e stiamo proprio lavorando in questi giorni con Lucia su una struttura completamente nuova del nostro sito internet che permetterà una visibilità straordinaria per tutti quelli che parteciperanno, perché ognuno dei concorrenti avrà una sua pagina dove potrà sponsorizzare, fra virgolette, la propria attività artistica. E soprattutto permetterà, cosa che penso sia uno dei primi concorsi in Italia ad averlo, la votazione tramite sito web, e quindi ci sarà veramente un premio del pubblico che sarà valido in tutto il mondo, insomma, quindi questa è Certo, una questa è cosa. un'ottima cosa. Non abbiamo ancora parlato della collaborazione con Noi TV, che comunque ci sarà sicuramente, lo possiamo anticipare, ne parleremo quando usciamo dalla nostra trasmissione. Lucia, ancora giovani, ragazzi, ragazze, e qualche novità? Allora, Al di là della parte sì, la parte internet, però. internet è quella su cui stiamo lavorando e su cui puntiamo tantissimo per questa ottava edizione. Noi abbiamo sempre cercato di dare la massima visibilità ai ragazzi e ai partecipanti, diciamo, noi siamo mossi proprio da questo obiettivo. E
Quindi per noi è importantissimo dare una vetrina non solo sul palco, quindi fisicamente nei 3 giorni di concorso, ma anche prima. È un concorso questo che ci porta via tante energie e tanto lavoro, tu lo sai, voi ci seguite da un po', noi lavoriamo a Fornace Incanto quasi tutto l'anno, quindi lo dicevi tu prima, ora un po' in rincorsa, però riprendiamo subito le redini di tutta l'organizzazione e cominciamo appunto con il sito, il restyling. Noi dal 2009 abbiamo puntato subito su pagina Facebook, il social, il sito che è fornaceincanto.com, resterà quello come dominio, quindi come punto di riferimento per chi poi vorrà iscriversi al concorso. Il bando lo troverà proprio su fornaceincanto.com, questo è importante dirlo. Bene, primo break, la pubblicità e poi ancora qua in compagnia degli amici di Fornace Incanto, tra poco. Ben ritrovati, buongiorno con noi, la nostra rassegna stampa, e insieme a noi ci sono Massimo Salotti e Lucia Morelli, organizzatori, direttore artistico, gli amici di Fornace Incanto. Abbiamo chiuso parlando del bando, Lucia, quindi sì. Iscrizioni già aperte da ora? In realtà non ancora, lavorando appunto la notizia poi del retromarcia, perché come tu ben sai ci eravamo trovati un po' con le spalle al muro, quindi era uscita questa notizia della sospensione dell'edizione 2016. In realtà poi lavorando a un tavolino con le parti coinvolte siamo riusciti a recuperare possiamo dire, insomma, stamani ufficialmente, però insomma sulla nostra pagina Facebook era già uscita da qualche giorno, che Fornace Incanto 8ª edizione si farà. Bene. Per cui adesso stiamo lavorando ora al bando. Io penso che insomma fine mese, prossimo mese, il bando sarà online. Massimo, io naturalmente prima scherzavo, però prima avete avuto la grande paura di non riuscire, poi invece avete trovato nuovamente il sostegno delle parti che si mettono con voi a spingere. Facciamo un piccola parentesi, qui non ci guadagna nessuno una lira, giusto? No, anzi. Tanto per arrivare in fondo, quindi non sono problemi di soldi come accade in altre manifestazioni, per io voglio, io devo avere, io. Qui è tutto volontariato e anche la parte pubblica dà un sostegno fondamentale, no? E finalmente questo tavolo di cui parlava Lucia ha partorito una notizia importante per voi, per noi, per tutti coloro che amano il canto, ma per Fornace in particolare, perché un'iniziativa estiva è sempre un'iniziativa buona, no? Sì, è un'iniziativa che fa bene al paese, fa bene al comune, fa bene alla provincia, fa bene veramente a tanti, perché poi è un evento che comunque coinvolge tutta la nazione, perché comunque, come ricorderai anche dalla prossima edizione, abbiamo avuto ragazzi dalla Sicilia, dalla Sardegna, dal nord Italia, insomma, quindi questa è una cosa estremamente positiva. Mi ha fatto piacere veramente tantissimo, ci ha fatto piacere veramente tantissimo l'affetto delle persone, a partire dallo staff, che è anch'esso fondamentale nel coordinamento di questo concorso. Tutti i volontari che, come hai già sottolineato, tra tutti. Ma e appunto siamo io e Lucia accerchiati da almeno 6-7 ragazzi, fornacini e non, che ci danno una mano. Fondamentale, perché veramente è basato veramente sulle forze di ragazzi che, come noi, credano nella cultura ancora, e questa è un'altra testimonianza bella, perché nasce da ragazzi, certo. questa fiducia, però sono fondamentali le sinergie, appunto, come dicevi anche te, con le istituzioni. Devo dire che non è che è mai mancato il colloquio, no? con le istituzioni. Ma ovviamente che sono in difficoltà, come sono in difficoltà, esatto, le associazioni e chiunque, perché oggi quando non ci sono soldi per fare le strade, per il sociale e quant'altro, è difficile anche poi convogliare un minimo, perché poi lo sappiamo benissimo che è un minimo di risorse anche su queste iniziative, che poi invece raccolgono, e quindi è giusto che vengano, come ha deciso il comune, sostenute. Sì, no? Sì, il comune non è che sostiene interamente la manifestazione, ma ci permette di raggiungere magari anche enti privati che possono, certo, ovviamente sostenere molte delle spese, no? Perché poi... Allora, comunque qui apriamo un altro bando, non c'è su internet, chi vuole sponsorizzare Fornace Incanto deve mettersi in contatto con i ragazzi di Fornace, con il sito
fornaceincanto.com, senza sì. festival, fornaceincanto.com, perché è comunque un bel veicolo di promozione, viene tantissima gente in piazza, lo sappiamo, e comunque diciamo che in questo caso la sponsorizzazione che viene anche da qualche mecenate che magari sì. pubblicizza prodotti che a Fornaci magari non si vendono, che su Lucca non si vendono, però fa un, dà un aiuto fondamentale, fondamentale e per questo io posso spendere anche la mia parola, perché i giornalisti di solito non parlano di questo, ma è un aiuto fondamentale per una manifestazione che ha una valenza sociale per il paese, per i ragazzi, per veramente tutto quello che ruota intorno a questo mondo. Ancora notizie, siamo ancora sul cartaceo, poi andremo agli online, la prima pagina del Tirreno di Lucca che continua nella sua inchiesta La città che cambia, il caffè Fellini che saluta Piazza San Carlo, locale con un nuovo nome, si chiamerà Glam Caffè, riaprirà i battenti in via Vittorio Veneto, c'è la foto dell'amico Massimo Tamburrini che tutti conoscono, La città che cambia, questa mattina ci sarà addirittura l'inaugurazione di un nuovo City Market in Piazza del Carmine, la piazza che comincia a rimuoversi, a riavere un po' di negozi intorno al mercato che sicuramente tornerà a fiorire. Comunque in città si vede finalmente un po' di movimento, qualcosa che cambia. Se da una parte ci sono buone notizie, al di là che chiaramente per Piazza San Carlo la perdita del Fellini è una perdita, apro la prima pagina del Tirreno e invece vado nel dramma. Violenza in centro, un ragazzo accoltellato, l'avete visto sabato, vogliamo giustizia, la famiglia del giovane ferito sulle mura chiede pene più severe, poi notizia di ieri, era ai domiciliari, scappa e aggredisce la ex fidanzata, bloccato da un passante, finisce prima in ospedale e poi in carcere, è accaduto in via San Girolamo, insomma la città non è più quella di qualche tempo fa, no? La sera comincia a essere preoccupante anche avvicinarsi in certi spazi. Qualcosa può essere fatto e deve essere fatto subito, perché poi se si prende una certa piega dopo tornare indietro diventa difficilissimo. Addirittura ora, al di là di tutto quello che accadeva un tempo sulle mura, sul crimine, quello vero, ci sono le baby gang che stanno creando qualche problemino. Come si deve muovere Lucca, Massimo? Boh, tu che la vivi, io la vivo da anni e in prima persona. L'ho vissuta in prima persona anche con i numerosi furti che abbiamo avuto alla sede della mia scuola. La scuola che dirigi, no? Perché siamo venuti con le nostre telecamere l'ultima volta, sì, che era dicembre, sì, novembre. Sì, sì, un paio di mesi fa. Sei furti? Sei furti in un mese e mezzo, insomma, sono testimonianza di quello che dici, che certo. Il mondo sta andando in una direzione sbagliata, ma ci sta andando forse perché c'ha più poco da perdere, questa è la cosa ben più grave. E quindi succedano queste cose, perché effettivamente credo anche che ci siano poche possibilità per fermare la stupidità di certe persone. Volevo andare nelle pagine interne, andando alle pagine della Garfagnana, perché ieri ci sono state notizie di due arresti importanti, sempre legati alla criminalità, vediamo se la trovo. Purtroppo notizie come quella che hai letto prima non interessano soltanto le città come Lucca. Certamente. In effetti abbiamo visto anche da noi nella Media Valle c'è stato un aumento impressionante di furti, di episodi, insomma, non lì è ancora più piacevoli. Difficile, che ci sono i pendolari del furto che sì. vengono, colpiscono e scappano. Questa volta sono stati molto bravi i carabinieri, ecco qua il titolo: scappano dopo il furto, inseguiti e arrestati, colpo nella notte a Ponte Ardeto, anche a Ponte Ardeto, di due giovani arrivati da fuori regione, per fuggire hanno provato a investire un carabiniere, presi a Ponte Cosi. Possiamo sentire il racconto nel servizio che è stato curato ieri dalla redazione del TG Noi. Addirittura uno per scappare ha fatto un salto di 5 metri, si è troncato una gamba, ha fatto lo stesso un chilometro, cioè roba veramente da film. Ci guardiamo il servizio. Una notte movimentata, quella tra lunedì e martedì scorsi, sulle strade della Garfagnana. Al termine di un inseguimento, i carabinieri di Castelnuovo hanno arrestato due moldavi di 21 e 25 anni con l'accusa di furto aggravato. Sarebbero altri due componenti della cosiddetta banda dei bolognesi, i pendolari del furto che dall'Emilia Romagna vengono a rubare in Valle del Serchio. Uno di loro era già stato arrestato a gennaio. Lunedì notte i due giovani moldavi hanno prima tentato senza successo un furto in un caseificio in località Pantaline a Castelnuovo.
Poi si sono spostati a Pontardeto, dove sono riusciti ad entrare prima in un'azienda alimentare e poi in un'autorimessa, rubando anche un veicolo commerciale. A questo punto però sono entrati in azione i carabinieri, che dopo una serrata ricerca hanno intercettato il veicolo rubato sulla provinciale 16 a Villetta, nel comune di San Romano Garfagnana. Per fuggire i malviventi hanno prima tentato di investire un militare, poi hanno speronato un'auto dell'arma. Infine hanno tentato la fuga a piedi, scavalcando addirittura la recinzione della diga Enel e scappando nei boschi. Ma il cerchio intorno a loro ormai si era chiuso. Il primo è stato trovato in un metato abbandonato. Aveva una gamba fratturata perché per scappare si era gettato da un muro alto 5 metri. L'altro invece è stato catturato nei pressi di un viadotto ferroviario. I carabinieri stanno ancora verificando l'eventuale presenza sul posto di altri complici. Prima di andare in pubblicità, continuiamo con questo sguardo su quello che è l'aumento della criminalità. Ci spostiamo su Viareggio, ancora il Tirreno, l'apertura delle pagine interne. Città criminale, anche a Viareggio ci sono veramente tanti problemi di microcriminalità, ma anche di criminalità di un'altra portata. Siamo a una vicenda di alcuni anni fa, ve lo ricorderete, spari contro il SUV, Vincenzo Saetta torna in carcere perché è stato accolto il ricorso della procura dopo la condanna di questo personaggio, che di cui abbiamo sentito parlare tante volte per vicende di cronaca nera, che aveva ordinato l'assalto all'auto del rivale che era uno straniero che rimase ferito alle gambe. Il tribunale del riesame ha dato ragione al PM Ingangi, tra pochi giorni ci sarà l'appello con gli avvocati difensori che daranno battaglia, ma intanto Vincenzo Saetta, dice il Tirreno, torna in carcere. Uno sguardo all'online, appunto, prima di andare in pubblicità, perché anche l'apertura di Lucca in diretta è dedicata alla cronaca nera, caccia agli scippatori in scooter che derubano le donne davanti ai cimiteri. Quindi c'è la polizia che sta indagando su questo altro episodio di microcriminalità. Break e poi ancora qua per tante altre notizie, parleremo ancora di Viareggio, ma poi andremo anche alle notizie nazionali e poi, visto che abbiamo Massimo, parleremo un po' di sport e ci divertiremo, noi che siamo così juventini, a parlare anche di Juve Inter, tra poco. Ben ritrovati, buongiorno con noi, torniamo a parlare di Fornaci in Canto, abbiamo detto le date, ultimo weekend di luglio. E abbiamo detto che sarà sulla falsariga di quello che avete sempre fatto, ma come sarà la gara vera e propria, se ci sarà un talent, se porterà delle eliminatorie, ecco, avete già in mente qualcosa o intanto si parte e poi ci aggiustiamo in corso? No, da un punto di vista artistico già ci stiamo lavorando e possiamo anticipare che molto probabilmente il percorso per arrivare alla finale sarà pressoché identico alle passate edizioni, ma forse riusciremo ad inserire, insomma, una prova particolarmente a me cara nella finale, con l'esibizione con un pianoforte vero e non con una base preregistrata, e per poter lavorare proprio direttamente, in questo caso a me stesso, insomma, con i ragazzi, sia perché mi fa estremamente piacere parlare di musica con questi ragazzi, sia perché devo dirti e devo confessarti che in questi anni abbiamo veramente avuto l'onore di avere dei cantanti straordinari con il quale mi farebbe veramente piacere poter suonare. Quindi noi stiamo vedendo, grazie a Matteo Bedini, alla nostra regia, supportato credo in redazione anche da Lorenzo Bertolucci, le immagini del talent l'anno scorso qua a Noi TV, poi ci saranno anche le immagini, credo, della finale. L'anno scorso quanti ragazzi avete ascoltato? Abbiamo fatto un bel po' di selezioni, tra i 40 e i 50 in realtà. Anche perché poi c'è tutto un lavoro anche che non si vede, perché non è la sera in piazza o non è in televisione, è piuttosto lungo, no? Di audizioni. Sì, sì, sì. La scrematura, sì, sì. C'è tutto un lavoro di segreteria prima, i contatti con i ragazzi.
È bello perché si parla di rapporti umani. Noi lo diciamo sempre con Massimo, Fornace Incanto in questi anni è per questo che trovate difficoltà. È per questo che andiamo, è la molla poi però che ci spinge ad andare avanti, certo, capito? Certo. La passione. È la molla che fa sì che poi anche quando le cose diventano difficili, invece che esatto. Alle spalle il canto e magari provare un'avventura, non so, su un torneo di calcetto, ecco, per capirci, continuate questa spinta, sì. Però sì, è anche vero che questo è un mondo che soprattutto negli ultimi anni sta dimostrando che ci sono tanti talenti, ma anche tanti, non voglio esagerare, ma insomma persone che si approfittano di questi talenti per fare un po' i loro comodi, no? Sì, tra l'altro a me mi piace proprio anche, visto che siamo su un clima anche scherzoso, mi piace, certo, ricordare che proprio prima del Sanremo ci siamo divertiti anche a indovinare i vincitori del Sanremo, indovinato? E l'abbiamo indovinati. Anch'io. E i nostri concorrenti ci hanno detto ma voi non sbagliate mai, quindi significa che insomma, chi esce da lì al giudizio di gente che sente tante cose, però la formula quest'anno era, mi è piaciuta, non è che viene premiato soltanto il televoto, ma insomma c'è anche una parte della critica, una c'è una giuria d'eccellenza, insomma. Dico, le persone che chiamiamo in giuria sono tutte persone qualificate che lavorano nel settore. Anche quest'anno stiamo prendendo contatti con il direttore artistico, sta vagliando un po' i nomi dei prossimi giurati, e ci sono anche produttori discografici, insomma gente che poi può permettere ai ragazzi anche di continuare un proprio percorso. Avete già pensato anche a qualche super ospite? Allora, stiamo contattando in questi giorni, Emanuele Bassi, che non so se avrai avuto modo di ascoltare, questo rap livornese che è sulla cresta dell'onda per questo appunto rap in livornese, stupendo, ce lo sentiamo. E l'altro è Lorenzo Baglioni, che sarebbe un personaggio veramente molto caro perché è attento anche ma non è mia, di una mia. Sì, esatto. E tra l'altro anche questo è un orgoglio nostro, ci sono anche giurati che magari prima vengono da noi a fare il giurato e poi vanno a The Voice, esempio. Perché Dolce Nera, certo, la prima testimonianza di giurata l'ha fatta Fornace Incanto, insomma, e non è che stiamo parlando di una ragazza qualunque, insomma. Quindi l'orgoglio nostro è vedere che davvero negli ultimi anni chiunque passi da Fornace Incanto, che siano giurati, che siano cantanti, che siano personalità artistiche, poi hanno successo subito dopo. Quindi noi l'anno scorso avevamo creato il tag Fornace Incanto porta bene, effettivamente possiamo confermarlo. Allora confermiamo. Fornace Incanto porta bene. E andiamo un po' avanti con le notizie. Avevamo intravisto la pagina del Tirreno di Viareggio, la pagina interna si parlava di criminalità, invece andiamo proprio sulla prima, e dedicata a Viareggio c'è una notizia che arriva dall'associazione Balneari: decine di bagni aperti anche a Pasqua, e a Marina e Pietrasanta i balneari annunciano tariffe estive invariate, e questa è una buona notizia perché insomma la nostra riviera ha tutti i numeri per continuare ad essere quello che è sempre stata, anzi tornare ad essere quello che è sempre stata. E poi, come sempre, c'è un'apertura dedicata al carnevale. A questo proposito vi ricordo che sabato sera saremo ancora in diretta su Rete Versilia News con il corso del sabato 5 marzo. Speriamo nel bel tempo, anche se oggettivamente le previsioni in questo momento non aiutano. E ci sarà il corso serale a partire dalle 6 e poi insomma i carri con le luci, i carri notturni, i fuochi saranno sicuramente bellissime. Intanto c'è la notizia che Salvini conferma la sua presenza all'atto finale del carnevale, e il leader della Lega dice: voglio vedermi sui carri. Noi saremo lì, ci saranno i nostri Federico Conti, Massimo Mazzolini, riavremo la collaborazione anche di Giacomo Lucarini, vedremo cosa dirà ai nostri microfoni Matteo Salvini. Io credo che al di là di come uno di quanto uno pensa sia giusto che un leader politico della sua portata in questo momento venga al corso di carnevale, non conta di che partito è, conta il fatto che almeno se ne parla, si fa movimento, e oggi il fatto che Salvini sarà a Viareggio è su tutti i giornali anche nazionali, e questo
per noi è fondamentale. Ricordo la diretta dunque su reteversilanews.com e poi la replica il giorno seguente su Noi TV. Tutta la sfilata dei carri, poi la domenica ci sarà la premiazione, siamo anche all'epilogo di quello che è la gara che piace molto di più alla parte versiliese del mondo che segue i carri di carnevale, perché la gara veramente è sentitissima e riempie giornali, televisioni, radio per tutto l'anno, davvero perlomeno tre carri che se la stanno battendo per la vittoria finale. Quest'anno molto belle anche le mascherate di gruppo e i carri di seconda categoria. Allora, lasciamo il Tirreno, andiamo alle pagine nazionali per dare uno sguardo veloce alle prime pagine. E partiamo dal quotidiano nazionale, QN La Nazione. L'apertura è dedicata a una notizia che ci mette un po' in allarme, perché parliamo ancora di meningite. Il Ministero ha lanciato un vademecum che dice: vai in Toscana, stai attento, perché comunque è inutile girarci intorno. In Toscana non c'è un'epidemia, ma c'è un fulcro di quella che può essere questa malattia così pericolosa, che si trasmette, lo ricordiamo, attraverso il contatto, la vicinanza tra le persone, attraverso la saliva. Quindi una certa distanza in questo momento è la cosa migliore, e poi continua la vaccinazione. Poi andiamo nel centro pagina, c'è la guerra dei mutui, perché a Roma si parla ancora di questo alla Camera. Via l'immobile ai morosi senza passare dal giudice, basteranno 7 rate non pagate dell'affitto, e i proprietari, molto spesso sono le banche, potranno, in questo caso non dell'affitto, della rata del mutuo, potranno buttare fuori i proprietari, appropriarsi della proprietà. Bagarre dei grillini alla Camera, il governo è una direttiva dell'Unione Europea, noi stiamo studiando i correttivi. Poi una notizia che mi piace in maniera particolare, perché stiamo parlando di omicidio stradale. Sì, definitivo del Senato, è un reato in tutto e per tutto l'omicidio stradale, fino a 18 anni a chi uccide guidando ubriaco o drogato. Manette ai pirati, titola il quotidiano nazionale. Credo che si tratti di una legge di civiltà, come potrebbe essere quella sulle unioni civili, finalmente, perché rimane il reato colposo, rimane, stiamo parlando di morti sulle strade, sono tantissimi, non vorrei sbagliarmi, ma siamo nell'ordine degli 8 incidenti al giorno sulle nostre strade, e sono tantissimi quelli che provocano incidenti perché si mettono alla guida o ubriachi o sotto l'effetto di stupefacenti. Allora, se uno provoca la morte di un'altra persona perché non si attiene alle regole del codice della strada, rischia una pena fino a 2 anni e 7 mesi e tutto quello che ne consegue. Invece ci sono pene durissime per chi viene sorpreso alla guida in stato di ubriachezza o di alterazione mentale per l'uso di sostanze stupefacenti. E finalmente è diventata legge. Più in basso, per quanto riguarda la politica internazionale, siamo ancora a quanto avviene in America. Donald Trump, che martedì sfiderà ancora Hillary Clinton, ma sarà una partita a due fra loro per la Casa Bianca, con Trump che sta facendo discutere moltissimo, sarà il candidato repubblicano, ma non sta seguendo quelle che sono sempre state le direttive dei conservatori americani, sta prendendo un'altra strada che forse lo aiuterà a prendere ancora più voti. Intanto Hillary Clinton invece parla già da presidente degli Stati Uniti. Su Quotidiano Nazionale c'è anche un'intervista esclusiva a Ministro Poletti. I bonus sul lavoro, dice Poletti, finiranno nel 2017. Riassumo, sono iniziati nel 2014 i bonus per le aziende che assumono, e quindi per i contratti a tempo indeterminato. Nel 2015 è stato detto che dureranno ancora 2 anni, a fine 2016 dice Poletti si dirà che dureranno ancora per un anno, in maniera che al 2017 ci sarà la fine di queste cose, ma non la fine di tutto, perché prima di arrivare a quel punto il governo
dovrà in qualche maniera pensare a come portare avanti questo tipo di politica che ha portato circa 300.000 posti di lavoro in più in Italia contro la perdita dell'anno precedente di 290.000 e soprattutto ha portato a far sì che i contratti a tempo indeterminato alle aziende costino sempre meno, in maniera che si riequilibri la differenza tra contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato, che a regola dovrebbero costare ancora di più. E poi si parla ancora di canone RAI sul quotidiano nazionale, perché ci sono le regole per pagarlo con la bolletta. Prima pagina del Corriere della Sera: Libia, l'Italia è pronta a muoversi, venti di guerra nel Mediterraneo, decise le regole di ingaggio, coordinerà Palazzo Chigi, il ministro Ali Ramadan, Roma, guidi ma ci consulti. Gli 007 italiani sono già a Tripoli, sale l'allarme, attentati agli europei, rischio di partite a porte chiuse anche per l'Italia. Poi stiamo parlando ancora di migranti, con quanto avviene in Francia e in Grecia. A Calais è stata distrutta una baraccopoli. Nelle pagine interne del Tirreno trovate tante tante notizie. Ultimo break per la pubblicità e poi ancora qua in compagnia degli amici di Fornaci in Canto, Massimo Salotti e Lucia Morelli. Tra poco. Ben ritrovati, l'ultima parte di Buongiorno con noi, ancora in compagnia degli amici Massimo Salotti e Lucia Morelli, per parlare e ribadire il fatto che Fornaci in Canto, nonostante le voci che c'erano state, si farà e come. Presto aprirà il bando sul sito fornaciincanto.com. La tua associazione Venti Venti d'Arte però d'Arte. ha anche un altro bando, no? Lucia, ne parlavamo Sì, prima nel sì. fuori onda. L'associazione che organizza Fornaci in Canto in realtà si occupa di cultura un po' a tutto tondo. Ci occupiamo molto anche di arte contemporanea, di arti figurative. E ci tengo a dire che è aperto un bando, il bando di selezione artisti per partecipare a In Contemporanea Porcari, che anche questa è un'iniziativa ormai consolidata che organizziamo presso la Fondazione Lazzareschi, Giuseppe Lazzareschi a Porcari. Quindi diamo la possibilità a pittori, scultori, fotografi e quest'anno anche videoartisti di partecipare a una collettiva che si terrà proprio lì. Quindi bando aperto, il sito questa volta è ventidarte.com, che è il sito dell'associazione. Ventidarte.com per gli artisti che possono partecipare dunque a questo bando. Ancora giornali, La Repubblica con una notizia che riguarda il mondo dell'editoria e quindi in qualche maniera ci riguarda da vicino, perché nasce un nuovo polo dell'editoria. Repubblica e Stampa sono il polo del futuro, sarà il primo gruppo editoriale italiano, le due testate rimarranno comunque separate. Nell'accordo c'è anche Il secolo XIX di Genova, e in più c'è anche un'altra notizia, ovvero che Fiat Chrysler esce dal Corriere della Sera. Vedremo come si ridistribuirà il mondo dell'editoria. Poi c'è un'altra prerogativa di Repubblica dell'ultimo periodo, c'è un viaggio in Siria, così resiste Damasco, viaggio nella fragile tregua, il califfo tornerà a colpire, noi lo fermeremo, dicono in Siria i servizi segreti, rischio infiltrazioni dell'ISIS tra i profughi in arrivo dai Balcani, anche in Italia. Poi c'è oggettivamente una bellissima foto, anche se purtroppo il tema è sempre quello della guerra, di apertura su Repubblica. Anche in questo caso si parla di omicidio stradale, fino a 18 anni di cella per i pirati del volante, sì dal Senato con la fiducia. E poi più in basso l'altra America di Trump, adesso fa paura a Hillary Clinton, stiamo parlando naturalmente delle elezioni negli Stati Uniti. E poi un approfondimento milanese, tutto milanese della Repubblica, le mie ricerche pagate con la raccolta dei tappi, la sanità fai da te. Torniamo a parlare di Fornaci in Canto con Massimo Salotti. Abbiamo un po' approfondito tutti i temi, non abbiamo detto cosa si prospetta per il paese di Fornaci in Canto. Una festa in piazza, come sempre, quindi la possibilità, l'anno scorso avete avuto anche i negozi aperti, mi ricordo, no? Quindi comunque un movimento per tutta la cittadina della Media Valle. Sì, assolutamente, anche perché credo Fornaci in Canto sarà inserita poi nelle settimane estive dei negozi aperti, proprio nell'ultima settimana di luglio, se non mi sbaglio. Quindi avremo a rimorchio anche veramente
tutte quelle persone che verranno a visitare Fornaci magari per la prima volta e si troveranno catapultati in una Sanremo dei poveri, anzi de noartri. Prima parlavi di Sanremo, voi che l'avete seguito così da vicino, io una domanda a un esperto la voglio fare. Quello che è accaduto nel gruppo dei giovani, no? Quella votazione, no. Sì. Con l'errore sulla canzone che poi ha vinto, poi sono tornati indietro. Io ho letto un po' quello che si scrive in giro, ovvero in quel momento in sala stampa c'era praticamente il vuoto, ok? Tutti in sala stampa avevano capito che Amen sarebbe stata una delle canzoni che poteva vincere. Sì. Quando si sono resi conto, ti dico quello che ho letto sui social, che questa canzone andava fuori perché loro non avevano votato, sono voluti tornare indietro. Voi che sapete anche qualcosa di più, oppure credete a tutto quello che abbiamo visto? E oggettivamente dobbiamo farlo, perché mi pare che Conti sia un io voglio credere inappuntabile. Voglio credere nella buona fede, anche perché un episodio analogo è successo anche a noi anni siamo fa. Dei precursori anche in questo dove proprio con Dolce Nera proclamammo una vincitrice che poi in realtà, riconteggiando appunto i punteggi, non era così. E con tutta l'onestà di questo mondo abbiamo ammesso pubblicamente l'errore nel momento della proclamazione e tutto si è risolto nel migliore dei modi. E probabilmente qualcun altro non avrebbe fatto quello che abbiamo fatto noi, perché comunque ci siamo esposti pubblicamente a un errore, ma sono cose che possono capitare. E quindi anche nel caso specifico mi auguro che sia stato un episodio analogo, insomma. Andiamo un attimo sull'online, abbiamo poco tempo, Corriere della Sera, l'apertura, Renzi prepara la mossa sui redditi e studia una sorpresa sul fisco, le riflessioni sui dati del consenso e il passaggio delle elezioni amministrative con sondaggi non confortanti spingono il premier Renzi a puntare sull'idea dell'ultimo minuto, probabilmente in materia fiscale, speriamo magari abbassa un po' le tasse. E poi una notizia dedicata a Di Maso, deve finire il lavoro di 25 anni fa, Maso minaccia le sorelle, ora è sotto scorta, minacce di morte contro Nadia e Laura, la prova in due telefonate intercettate, Pietro Maso oggi e poi 25 anni fa, vedete com'era quando era accusato di omicidio, si parla ancora della morte di Giulio Regeni, le lacrime della fidanzata Valeria, troppo dolore, una tragedia infinita e poi più in basso ancora la mater paternità di Vendola e la Corea del Nord che sfida l'ONU sparando proiettili a corto raggio in mare. Perché accelero? Perché voglio parlare di sport con Massimo, voglio parlare di Juventus-Inter, la Gazzetta dello Sport, l'Inter incanta ma canta la Juve. Siamo un tema comunque, dai. Sì, appunto. Cioè, ci incanto. Quando ci siamo visti stamani ho detto guarda, ho sfogliato i giornali, non c'è niente sul canto, probabilmente avremmo dovuto fare questo incontro più a ridosso di Sanremo, ricordo c'è stato anche, avremmo potuto parlare tanto di Ezio Bosso, di questo musicista, del quale sicuramente tu ci potresti raccontare chissà quanto, dico però oggi sui giornali non c'è niente, poi ho visto il titolo della Gazzetta e ho detto me lo lascio in fondo, canta la Juve, sapete benissimo, non è un segreto che io e Massimo siamo juventini, e la squadra di Mancini data per spacciata in Coppa Italia sfiora l'impresa con un match memorabile, in gol Brozovic e Perisic, dal dischetto però sbaglia Palacio, ma può essere la svolta. Io ho sentito anche tante chiacchiere del dopo partita, qualcuno si è rinvenuto del fatto che comunque ieri sera giocava la Juve B con due soli titolari, che sul gol che ha cambiato con l'inerzia della partita c'era un fallo clamoroso. Massimo, c'è stato anche qualche juventino che ha detto così fa ancora più sfogo. Infatti io oggi su Facebook stavo per scrivere l'Inter non riesce a vincere nemmeno se vince 3-0, perché poi così è stato. No, a parte gli scherzi, però l'Inter ieri sera ha giocato una grande partita dimostrando che quello visto contro il Milan o anche contro la Juve stessa nel 3-0 e nel 2-0 di campionato nascondeva sicuramente qualche problema. Mancini è riuscito forse a pungere nell'orgoglio grazie anche a una società che finalmente dimostra di esserci, no? Eh sì, ma io mi tengo la mia Juve, che sinceramente. Un'altra domanda, ieri offerta shock, 7 milioni di euro all'anno per Allegri, la Juve ha fatto la sua offertina come sempre in linea, offertina viene da ridere, 4 milioni e 9 per 3 anni, se tu fossi Allegri ci andresti a Real Madrid?
Allora, se io fossi Allegri andrei a Real Madrid e darei qualche cosa a Fornace Incanto per organizzare il concorso. Grande Massi. Facciamo l'appello. Grande Massi. Ancora notizie dalla Gazzetta e poi ci salutiamo. Donnarumma, aria d'intesa, rossonero fino al 2019, il grande, giovanissimo portiere del Milan che sta per firmare, poi si parla ancora di terrorismo e allarme per l'Europeo 2016, Italia-Belgio potrebbe essere giocata a porte chiuse, speriamo naturalmente di no, perché la vera forza, la risposta è non piegarsi a questo vento di terrorismo che però veramente è dimostrato con tutte le difficoltà che ci sono nell'organizzazione delle cose, che è facile infiltrarsi. Siamo davvero in chiusura. Ringrazio tantissimo per essere stati con noi Massimo Salotti. Devi chiamare maestro, professore, non lo faccio mai. Massimo, direttore artistico di Fornaci Incanto, che torna quest'estate nell'ultimo weekend di luglio. Lucia, ricordiamo il sito dove aprirete il bando? www.fornaciincanto.com. A breve troverete lì il bando, grazie al quale insomma i cantanti e cantautori potranno iscriversi. Ne riparleremo naturalmente ancora nei nostri spazi su Noi TV, nei telegiornali e nelle nostre trasmissioni, grazie alla puntuale regia di Matteo Bedini. E adesso vi lascio al meteo e poi al TG. Buona giornata.